Iniziamo la celebrazione con il canto Se tu m'accogli, la prima e la terza strofa. Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi dai il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore, Signore, a te veniam fidenti, tu sei la vita, sei l'amore, dal sangue tuo siamo redenti, Gesù Signore Salvador. Ascolta tu che tutto vuoi, vieni Signor, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Siamo qui riuniti per dare l'ultimo saluto terreno alla nostra sorella Giuseppina. Vuole essere un saluto carico di affetto, ma anche carico di fede. La fede dei nostri cari è per noi un esempio, ma diventa anche un'occasione per celebrare con loro la loro Pasqua. Chiediamo allora al Signore, all'inizio di questa celebrazione, il pentimento per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, preghiamo. O Dio che sei misericordia per i peccatori e gioia eterna dei tuoi santi, concedi alla nostra sorella Giuseppina, a cui oggi diamo l'estremo saluto, di aver parte insieme ai tuoi eletti al dono della beatitudine, perché liberata dai vincoli della condizione mortale, nel giorno della resurrezione
possa contemplare il tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli, Gesù, è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio e neppure lo è chi non ama suo fratello. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Ci alziamo, acclamiamo il Vangelo. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Parola del Signore. In questi giorni stiamo celebrando il Natale del Signore. Tra pochi giorni arriverà anche l'Epifania, nella quale il Signore si manifesta, si rivela.
E il Natale ha queste due caratteristiche profondamente spirituali che toccano la nostra vita. Mentre ricordiamo la prima venuta storica di Gesù nella sua carne, quindi l'incarnazione a Betlemme, la sua vita a Nazareth, celebriamo anche l'attesa della sua ultima venuta, quando lui verrà a giudicare i vivi e i morti, e sarà la fine del mondo, non nel senso la distruzione del mondo, ma come dice Paolo, la ricapitolazione del mondo. Tutto verrà trasformato, entreremo nell'eternità di Dio, entreremo come persone, come chiesa, come famiglia, come mondo intero. Quando una persona muore, comincia già a gustare questa eternità finale che ci attende. E allora noi oggi siamo qui per accompagnare la nostra sorella Giuseppina a questo incontro con il Signore. Un incontro con il Signore che non è improvvisato, ma è stato preparato dalla sua lunga vita e dalla sua bella fede, che ci ha testimoniato e che ci ha comunicato. Voi figli presenti con le vostre famiglie avete beneficiato della sua fede, non solo della vita che vi ha trasmesso con il suo caro marito, ma anche della fede che ha vissuto e che ha manifestato nelle parole e nei gesti. Sì, perché la fede ha bisogno proprio di parole e di gesti. Gesti veri, parole sentite. Ci lasciamo guidare dai testi di oggi, che sono i testi della liturgia del giorno. Il Vangelo di oggi ci presenta Giovanni il Battista, che aveva dei discepoli, avendo scoperto Gesù, il Messia, l'Agnello di Dio, indica loro il Signore Gesù e quindi automaticamente impone loro di staccarsi da Lui. È sempre bello vedere Giovanni il Battista nella sua autenticità e nella sua libertà, anche affettiva. Infatti da quel momento i suoi discepoli cominciarono a seguire Gesù e sottinteso lasciarono Lui. Ma poi quando questi discepoli cominciano a seguire Gesù, Gesù pone loro una domanda, che è una domanda rivolta a ciascuno di noi. Che cercate? Che cosa cercate? È una domanda molto forte a livello interiore, perché ci permette di capire nella nostra vita cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, qual è il fine, quali sono le cose importanti a cui diamo valore. E Gesù la pone proprio per far chiarezza interiore ai suoi discepoli e la pone anche a noi. Avete visto che nel Vangelo questo incontro con il Signore dei discepoli di Giovanni viene fissato nell'orario. Erano le 4 del pomeriggio. Perché anche nella nostra vita di fede ci sono degli incontri che vengono fissati per la loro importanza. Ieri, per esempio, incontrando voi familiari, è stato per me un incontro molto speciale, perché ci sono dei parrocchiani che conosco sì di vista, ma nel momento in cui lasciano questa vita scopro le loro virtù, scopro la bontà d'animo che avevano e quindi vengo edificato. La prima cosa sono stato edificato perché questa signora così anziana è stata a casa sua fino all'ultimo respiro. E questo oggi non è normale, ma è molto bello, perché dice la premura, l'attenzione della propria famiglia verso di lei. Ha potuto quindi concludere la sua vita nelle mura domestiche, con l'affetto dei suoi cari, con la premura dei suoi cari. Quasi come una risposta da parte vostra a tutte le sue premure che ha avuto nella sua vita.
donna umile, generosa e anche molto positiva. E questo ci fa sempre un gran bene, perché al male si risponde sempre con il bene. È quello che ci ha insegnato Gesù. È la vita di Gesù. Costa rispondere al male con il bene, perché si tratta di a volte perdonare, si tratta a volte di dire la verità fino in fondo, però dando sempre una possibilità che ci sta di fronte. Ma è quello che ha fatto il Signore Gesù, nella sua morte e nella sua resurrezione. E i nostri cari ce lo testimoniano con grande autenticità, ma anche con grande semplicità. A volte pensiamo che la fede sia fare chissà quali cose. La fede è vivere la nostra vita quotidiana, là dove il Signore ci ha chiamato a vivere, con le responsabilità che abbiamo, però con autenticità, con verità, senza ipocrisie, ma con semplicità e umiltà metterci davanti al Signore e fare quello che ha fatto Lui. Tornando al Vangelo, mi ha colpito l'atteggiamento di Andrea, che secondo l'Evangelista Giovanni è il primo chiamato. La gioia che ha nel cuore per aver incontrato il Signore è così forte che non può contenerla. Non solo deve andare dal fratello Pietro a dirgli ho incontrato il Signore, ma vuole che suo fratello incontri Gesù. È l'esplosione della gioia della fede. Quando la fede è autentica, quando noi abbiamo nel cuore Gesù, non lo possiamo tenere stretto per noi, ma abbiamo bisogno di comunicarlo agli altri. Come possiamo? Come siamo capaci? Parlando con voi familiari mi ha colpito che la nostra sorella Giuseppina era anche una donna di grande preghiera. Voleva il rosario tra le mani per poterlo pregare. Siamo fatti di segni, di simboli. Questi elementi sono elementi della nostra fede, della nostra devozione, che hanno la loro autenticità e la loro attualità. Non cadiamo nell'errore dicendo una persona anziana fanno così gli anziani. Dovremmo far così tutti, anche noi giovani, perché è nelle mani di Maria che noi troviamo il Signore ed è lei che ci permette di rendere il Signore presente nella nostra vita e soprattutto ci aiuta a far della nostra vita un rendimento di grazie gradito al Signore. La prima lettura ci ha messo in guardia, perché nella nostra vita dobbiamo sempre un po' combattere contro il male, contro il maligno, il quale ci vuole sempre portare fuori di strada. Ma noi siamo vittoriosi perché Cristo, nella sua obbedienza, ha vinto il peccato, ha vinto il maligno e ha vinto anche la morte. Pertanto noi oggi siamo qui con le lacrime agli occhi, perché quando una persona ci lascia siamo dispiaciuti. Se poi è stata una persona davvero importante lo siamo ancora di più. Però siamo qui anche con il cuore pieno di fede e di speranza, perché i nostri cari non ci lasciano. Ci lasciano fisicamente ma non spiritualmente. E sapete dove li troviamo? Nella preghiera, nell'Eucarestia. Quando celebriamo la Messa e partecipiamo alla Messa, c'è anche il ricordo dei defunti, ma perché i defunti sono presenti spiritualmente con noi e pregano con noi. Quindi penso che la nostra sorella Giuseppina, come tutti i nostri cari defunti, quando ci lasciano, là nella vita di Dio, continuano a pregare per noi, continuano a essere presenti con noi e ci danno un mandato. Le cose che hanno fatto loro dobbiamo continuarle noi. Mi pare che abbia militato anche nella San Vincenzo della parrocchia di Sant'Agata. Quindi preghiera, carità, semplicità, umiltà, generosità. È il suo testamento spirituale che viene lasciato a voi familiari in particolare, a tutti noi, perché le cose belle vanno continuate, non possono essere solo dei ricordi, ma vanno continuate attraverso i nostri gesti e le nostre parole, perché come dicevo all'inizio la fede è fatta di parole
e di gesti concreti. Che il Signore ci aiuti, mentre accompagniamo e congediamo la nostra sorella, ci aiuti a far tesoro dei suoi insegnamenti per poterli vivere con la sua intercessione e la sua presenza spirituale. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procedo dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della resurrezione. Preghiamo insieme dicendo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, la accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella, il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli la nostra sorella Giuseppina insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo.
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, la nostra sorella Giuseppina, per la quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, Santo, Santos Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giuseppina, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santi Nazaro e Celso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con tutti i nostri cari, preghiamo con le stesse parole che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo ci scambiamo il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis. Ricordo di rimanere al vostro posto, scenderemo noi sacerdoti, chi desidera la comunione sta in piedi e la riceve solo sulla mano. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, avvi soltanto una parola e io sarò salvo.
il canto di comunione numero 6, la prima strofa. Se la strada si fa oscura, spero in lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto me mi apparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, la nostra sorella Giuseppina, passata da questo mondo a te, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Rivolgiamo ora alla nostra sorella Giuseppina l'estremo saluto, profumeremo il suo corpo con l'incenso come preghiera che sale a Dio, la aspergeremo con l'acqua del battesimo. Questo rito cristiano del congedo esprima il nostro amore, consoli il nostro pianto, rafforzi la nostra speranza. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo che tutto vince trasformerà la morte in aurora di vita eterna. Facciamo il canto, venite santi di Dio. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Colga Cristo che ti ha chiamata e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donale Signore e splenda lei la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Comandiamo, Signore, l'anima fedele della nostra sorella Giuseppina
perché lasciato questo mondo vive in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedile il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. A nome dei familiari un sentito ringraziamento a Padre Alessandro per la sua presenza e anche a tutti voi per la presenza e la preghiera in suffragio della cara defunta Giuseppina. Affidiamo lei, i familiari e tutti noi alla materna intercessione di Maria con il canto Regina Celi.